16 Ricciatti, contrario a commissione. Onorevole Ricciatti, prego. Grazie signor Presidente. Con questo emendamento noi chiederemmo una deroga temporanea per poter autorizzare un'installazione sempre temporanea nella propria proprietà privata di casette di legno provvisorie. Perché abbiamo avanzato questa proposta, questo emendamento che peraltro è già stato oggetto di una discussione del mio gruppo parlamentare insieme al sottosegretario Giacomelli, perché se da una parte abbiamo dovuto registrare dei clamorosi ritardi nella consegna di moduli o di casette di legno, dall'altra una soluzione innanzitutto per evitare lo spopolamento delle zone montane e dall'altra per aiutare tutti quegli allevatori che hanno la necessità di restare nelle zone del sisma, del cratere, perché hanno magari, che sono peraltro la loro unica fonte di reddito di cui prendersi cura, hanno la necessità magari di poter trovare una soluzione, perché magari quegli allevatori hanno, guardi signor Presidente, al netto della polemica, non stiamo parlando di un dettaglio, magari non pretendo che il governo risponda, ma magari un minimo di attenzione mi farebbe piacere. Visto che, signor Presidente, noi stiamo parlando della vita delle persone terremotate, ok? Non pretendo un'interlocuzione, sarebbe troppa grazia. Ovviamente le interlocuzioni ci sono nei contesti dei comitati del 9, quando ci chiedono di ritirare gli emendamenti, però magari quando si tratta di spiegare perché si sceglie di dare un parere contrario a un emendamento di buon senso in cui noi chiediamo di poter permettere a quelle persone di restare a casa loro. Ma magari si dà il caso che ancora le scosse stanno continuando e io penso che a quelle persone noi dobbiamo riconoscere il diritto sacrosanto di avere paura, perché quelle persone magari hanno seppellito i loro cari, hanno visto le stalle del bestiame distrutte, non hanno più le loro case agibili e magari in autonoma sistemazione sulla costa non ci vogliono andare. Allora con questo emendamento noi permettiamo a un privato di acquistarsi a spese proprie la stessa identica casetta che non si sa bene quando lo Stato prima o poi dovrà fornire al terremotato. La installa a spese proprie nella propria proprietà privata e quando, diciamo, la propria abitazione tornerà agibile, dovrà essere obbligo del privato di rimuovere quella casetta. Ora, giusto per dovere di cronaca, io voglio informare quest'Aula che questo confronto è già stato. È già capitato, è già avvenuto con il governo, con il sottosegretario Giacomelli, che mi ha risposto che qualora un privato scegliesse di installare una casetta di legno nella propria proprietà privata, secondo le normative di legge, si potrebbe configurare il reato di abuso edilizio. E invece, siccome alcuni comuni, soprattutto nel Marchigiano, hanno scelto di adottare questa pratica come una buona pratica, perché ripeto, se il tema è evitare lo spopolamento delle zone montane, quella deve essere una buona pratica temporanea. E allora, vede, voi li chiamate abusi edilizi, noi proviamo a far sì che questo Parlamento provi a comprendere che forse a queste persone, oltre a trattarli come pacchi postali, destinazione costa, fino a che peraltro non ricomincia la stagione estiva, però potremmo anche riconoscergli il sacrosanto diritto di avere paura. La ringrazio, onorevole Ricciatti. Onorevole Saltamartini. Grazie Presidente. Per sottoscrivere questo emendamento e annunciare il voto favorevole del gruppo della Lega, vede, la collega Ricciatti ha usato termini molto corretti, ma soprattutto questo emendamento va nella direzione di aiutare in particolar modo quei cittadini coinvolti nel cratere che hanno ancora in vita le proprie attività commerciali o come gli agricoltori i propri allevamenti e comunque sia possono portare avanti la propria attività. Questo emendamento mira a non solo a evitare che questi territori vengano spopolati e magari i cittadini residenti trasferiti chissà dove e chissà fino a quando, ma dà veramente la possibilità di mantenere vivo quel tessuto, quel poco del tessuto produttivo che in questi comuni ancora c'è. Questo
Questa è l'importanza dell'emendamento su cui noi apponiamo la nostra firma, Presidente. Ed è paradossale che il governo e che questa maggioranza e soprattutto che la commissione che ha esaminato il provvedimento e anche questi emendamenti pensi che sia un emendamento da bocciare tout court, senza alcuna riflessione, senza ritenere di dover dare delle spiegazioni, perché pensa che sia uno dei tanti. Questo non è un emendamento uno dei tanti, è un emendamento fondamentale, non solo perché ce lo chiedono i cittadini, perché i cittadini, i comuni e gli amministratori locali ci chiedono tante cose, magari non tutte sono realizzabili, ma questa veramente non ha alcun costo. Questa proposta emendativa va nella direzione di poter far continuare a vivere quei comuni, specie quei comuni più piccoli, più isolati, e che dove gli aiuti e le famose casette chissà quando arriveranno, vedi il marchigiano che è assolutamente indietro, vuoi perché il sisma più violento è arrivato dopo rispetto agli altri comuni. Allora non si capisce l'assurdità di dire no ad una proposta del genere. Io non so come sia possibile che questo governo, quando è andato su questi territori a promettere ai sindaci che sareste stati al loro fianco, dopo due giorni, quando si tratta di discutere un decreto, in questo decreto non c'è nulla di quello che avete promesso. Questa è la realtà di questo decreto. C'è poco e poco coperto economicamente, salvo poi trovare i soldi per quello che vi interessa, perché magari qualcuno che non è più a Palazzo Chigi ma è a Lanzareno vi ha chiesto di preparare un subemendamento e di presentarlo all'ultimo perché aveva bisogno di costituirsi un'altra realtà di persone da affiancare alla famosa Casa Italia per magari fare qualche regalia di qualche altro incarico a qualche amico che dista 20 km dalla sua città. Ecco, allora tutto ciò è allucinante. Quindi io mi auguro, chiedo alla relatrice, alla commissione di rivedere il parere, al governo ovviamente, di rivedere il parere su questo emendamento, che non solo è un emendamento di buon senso, ma è un emendamento che non ha alcun impegno di spesa, quindi è fuori da qualsiasi problema di copertura economica, ma che dà la possibilità ai cittadini coinvolti, che ne hanno la possibilità ovviamente, di poter rimanere dove vivevano e di poter continuare magari a tenere viva qualche attività produttiva che per quel comune, per quel pezzo di territorio è e resta fondamentale per continuare a sentirsi vivi e a poter vivere. Grazie Presidente. La ringrazio onorevole Saltamartini. Onorevole Polverini. Sì, grazie Presidente. Anche io intervengo per sottoscrivere questo emendamento ed annunciare il voto positivo di Forza Italia, ringraziando la collega per averlo presentato, perché questa è una questione fortemente sentita nei comuni colpiti dal terremoto, sia per le realtà montane o comunque più disagiate, che non solo hanno necessità di avere una abitazione seppur temporanea e rimovibile per anche mantenere viva la loro attività, ma è necessaria anche per tante famiglie che hanno una casa in un terreno di proprietà, una casa inagibile, e che con questa, diciamo, con questa possibilità potrebbero rimanere comunque nel loro comune e non continuare a permanere in strutture alberghiere magari a tanti chilometri da casa o presso familiari o amici. Io mi sono recata, come ho detto, diverse volte nei luoghi colpiti dal terremoto ed ho visto cittadini pronti a sfidare lo Stato dicendo: io prendo una casetta di legno, così le chiamano, la metto nella mia proprietà, poi venisse qui lo Stato a dirmi che non lo posso fare e che devo andare a tanti chilometri da casa. Persone che naturalmente sono sempre più sottoposte alla pressione anche psicologica di dover reinventare una vita che va appunto dalla casa al lavoro, a tutti gli affetti e le abitudini che hanno dovuto lasciare. La scorsa settimana nel comune di Norcia abbiamo raccolto anche l'appello dell'associazione degli albergatori, che vorrebbero, in un comune che vive quasi esclusivamente di turismo, costruire
delle strutture sempre nello stesso comune di Norcia, nuove, intanto perché quelle che hanno non sono agibili e vanno comunque demolite, ma per procedere alla ricostruzione i tempi sono talmente lunghi che il passare di un anno, due anni, tre anni e non avere la possibilità di poter far permanere i turisti che comunque stanno tornando. Io sono rimasta molto colpita favorevolmente dall'aver visto turisti in quella realtà, seppur ancora in condizioni disagiate. Ecco, anche lì ovviamente per norme nazionali, per problemi con la regione, non riescono ad immaginare un futuro per la loro attività e quindi anche per l'attività principale di cui appunto vive il comune di Norcia, grazie alla sua storia e a quello che appunto nella sua storia è conservato. Quindi questo è un emendamento di assoluto buonsenso, che non ha oneri economici per lo Stato, e quindi chiedo anche io, ribadendo la sottoscrizione e il voto del gruppo di Forza Italia, alle relatrici, al governo, al presidente della commissione, magari di accantonare anche questo, perché questa è una risposta che veramente può risolvere la vita di tante persone che magari non hanno più la casa, hanno difficoltà a mantenere la loro attività, ma hanno quel piccolo gruzzolo che per fortuna tante famiglie italiane hanno, che gli può consentire appunto di comprare, anche se temporaneamente, una struttura alloggiativa. Grazie. La ringrazio, onorevole Polverini. Onorevole Carrescia. Sì, grazie Presidente. A me sembra che questo emendamento sia un emendamento che non fa altro che alimentare demagogia e populismo. Noi siamo per la ricostruzione, ma per una ricostruzione seria. La possibilità di ricostruire senza, al di là delle regole, al di là di quelle che sono le norme che devono tutelare il paesaggio, l'ambiente, non è consentito in una situazione come quella nella quale dobbiamo andare a ricostruire territori con logica, con razionalità e nel rispetto anche di altri valori costituzionali. Già esiste una normativa che consente di eseguire senza titolo abilitativo opere per soddisfare le esigenze abitative, è il testo in materia edilizia del 2001. Quindi questa possibilità è data, ma è data nel rispetto delle normative di settore che riguardano il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e quant'altro. Permettere di ricostruire semplicemente sulla propria proprietà, a prescindere da questi vincoli, e siamo in zone che tutti diciamo meritano rispetto, meritano di essere tutelate sotto tutti i profili, no, significa dare la possibilità di una ricostruzione che poi sarebbe selvaggia, inadeguata e non consona a quello che è la ricostruzione che noi vogliamo fare. La ringrazio, onorevole Sanicani. No, solo per esprimere il mio sbigottimento. Cioè, sostanzialmente avviene una tragedia di questo tipo, un terremoto, e la cosa più naturale che una persona può fare è quella di trovare un ricovero altrove. E allora, se questa persona vuole da sé difendersi senza attendere lo Stato, non capisco cosa si possa obiettare. Dove sta l'abuso edilizio? A prescindere dal fatto che, come dire, in questo caso in materia penale, però posso insegnare ai penalisti, come dire, sarebbe il caso di scuola, sarebbe il caso di scuola. Io posso anche, come dire, per difendere me stesso, la mia persona, anche infrangere la legge, non sarei punibile. Ma di quale abuso edilizio parliamo? È evidente che le casette prefabbricate normalmente si possono poggiare sul proprio terreno senza alcun titolo, come dire, concessorio. Non solo, ma sono normalmente costruite a regola d'arte, sono collaudate prima di poterle mettere in vendita. Quindi che cosa stiamo parlando? Cioè lo Stato dice, è avvenuto il terremoto, fate fare a me. Ma noi sappiamo quanto lo Stato molte volte non è in condizione, anche in buona fede, i governi di poter provvedere a tutto. E si rifiuta la collaborazione e il fai da te da parte dei cittadini. Ma stiamo veramente scherzando. La ringrazio, onorevole Rizzetto. Grazie Presidente.
Dunque, Presidente, io sottoscrivo, come penso faranno sicuramente anche tutti i miei colleghi, questa proposta emendativa, che ci pare una proposta emendativa sicuramente, sottosegretario e viceministro, mi pare una proposta emendativa intelligente, nel senso che già questo tema era stato sollevato qualche mese fa rispetto all'opportunità di andare in deroga anche a qualsiasi vincolo di qualsiasi tipo rispetto al posizionamento di questi piccoli fabbricati, e l'intelligenza di questo emendamento sta proprio in due termini, ovvero il temporanee e removibili, nel senso che tutti noi penso sappiamo che qualora queste strutture non e removibili, ecco che qualcuno ci insegna che probabilmente avremo dovuto fare qualche dichiarazione di inizio attività piuttosto che qualche pratica piuttosto lunga e spesso troppo burocratica. Però io penso, Presidente, che innanzi a quanto stiamo vivendo in questi mesi, a questi drammi che stiamo vivendo in questi mesi, già uno Stato che si vuole definire civile, considerato, e qui mi rivolgo al Governo, che oramai, con una cadenza di 4 anni e mezzo, 5 anni, purtroppo in Italia si verificano eventi calamitosi di questo tipo, terremoti che purtroppo portano anche tragedia, vittime e, ahimè, ahi noi, distruzione, già uno Stato, come prima detto, che si definisce civile, dovrebbe già, come dire, accatastare una serie di moduli abitativi temporanei e removibili affinché una volta che ciclicamente e quindi purtroppo ogni 5 anni si vadano a verificare eventi di questo tipo, siamo già pronti. Non che ogni volta si vanno a costruire, si vanno a trasportare con evidenti, voglio dire, tempistiche che non sono proprio immediate, perché le persone che soffrono di queste tragedie soffrono dai minuti seguenti purtroppo di queste tragedie, non devono aspettare aiuti. Quindi sicuramente per sottoscrivere la proposta emendativa, penso che mai, voglio dire, un emendamento di questo tipo possa essere considerato più di buon senso come in questo caso, quindi noi sicuramente lo sottoscriviamo. Qualora dovesse esserci comunque un parere negativo, anche noi in questo caso chiediamo un approfondimento maggiore rispetto al passaggio, chiedendo quindi di accantonarlo. Grazie. La ringrazio. Onorevole Polidori. Sì, Presidente, io ho sentito parlare di, riferendosi a questo emendamento che peraltro voglio sottoscrivere, ho sentito parlare di abuso edilizio, di costruzioni selvagge. Io vorrei invitare i colleghi, anche se ora è tardi, li avrei voluti invitare a venire in queste zone prima di Natale, quando tentavano tramite amici e parenti di mettersi una roulotte, quindi assolutamente nessuna costruzione, nel proprio giardino, e ricordo che queste sono tutte zone non di grandi palazzi, ma avevano tutti una propria abitazione, piccole abitazioni con 4 appartamenti, e nel giardino si sarebbero potuti organizzare. Stavano al freddo, il freddo di Norcia, il freddo di Amatrice, non è esattamente il freddo di Roma, con bambini piccoli. Noi abbiamo vietato a queste persone, con questi rigiri mentali, non voglio chiamarli in maniera volgare diversamente, abbiamo loro vietato di condurre per qualche mese una vita normale. Vi chiedo, ripensateci, non costa nulla, accantonatelo e ne riparliamo con più calma. La ringrazio. Onorevole Gallinella. Grazie Presidente, anche noi avevamo presentato in Commissione Ambiente un emendamento simile, quindi riteniamo che sia giusto, diciamo, votare favorevolmente questo emendamento, e chiediamo alla maggioranza una riflessione e alla relatrice. La ringrazio, onorevole Gallinella. Onorevole Pellegrino, si intende che rinunci? A questo punto non è che... Va bene, a questo punto non vi sono altri interventi, non intende intervenire nessun altro. 2.16, Ricciatti, lo pongo in votazione col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta.
Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo adesso al...